6 e mezza, tutto pronto, si parte. A noi sembrava presto, ma qua sono già tutti in giro a lavorare. Mancano pochi metri ormai al confine, ragazzi, abbiamo un'ansia che non vi dico perché forse è la prima volta che siamo così insicuri se entreremo o meno in un paese. Comunque, se non sapete il motivo per cui abbiamo avuto quest'ansia, c'è un video che abbiamo girato apposta in cui spieghiamo bene tutta la situazione e perché è complicato per noi entrare in Cina. Io sono in silenzio stampa. Vedo! La stai prendendo male stamattina. Qua invece c'è il deserto, anche perché la frontiera è ancora chiusa, mancano 10 minuti. Adesso noi mettiamo via la GoPro perché qua chiaramente poi all'interno non si può filmare. Quindi ragazzi, Crociate le dita per noi ragazzi. Speriamo di rivederci in Cina. Andiamo. Ci siamo. In questo momento siamo con i nostri passaporti davanti all'ufficiale di frontiera, in attesa che ci timbri l'uscita dal Vietnam. Questa è la parte facile, ce ne andiamo 3 giorni prima che scada il visto. Gli ultimi 87 giorni sono volati, ma sono stati così intensi che mi sembra siano stati 800. Da sud a nord, più di 4.000 km a bordo della Gioconda. Abbiamo visto il paesaggio cambiare, le persone cambiare, il clima cambiare e mi sa che a cambiare siamo stati anche noi. Succede sempre così, ogni volta che entriamo in un paese siamo in un modo e ce ne andiamo in un altro. Sono cambiamenti minuscoli, quasi impercettibili, niente di radicale. Ma li notiamo in un gesto che ora facciamo o in una nuova parola che usiamo. È come se aggiungessimo costantemente colore al nostro quadro. Tante piccole pennellate che hanno un senso solo quando ti allontani un po', ti fermi e lo osservi. Bene, ci siamo. Siamo usciti dal Vietnam. Qualche metro da percorrere tra queste bandierine colorate e poi sapremo se sarà la Cina il prossimo paese che aggiungerà qualche pennellata. Eccoci, siamo davanti agli ufficiali di frontiera cinesi. Passaporti aperti, sorriso stampato, manca poco. Ragazzi, la scritta non mente. La scritta non mente. Siamo in Cina! Siamo fatta! Mamma mia, ragazzi! Ci ha tenuti un po', eh? Ci ha tenuti un po'. Nessuno, e quindi ci ha tenuto un sacco. Tra l'altro, tu appena arrivi devi compilare un foglietto in cui ti chiedono un po' di informazioni, tra cui dove sei stato negli ultimi 2 anni. Però noi stavamo per compilarlo, è arrivata la guardia, ci ha detto no, questo non serve. Vabbè. Poi siamo andati al desk, no? Abbiamo messo le impronte, ci hanno fatto la foto alla faccia, tutta la scansione, eccetera, eccetera. Passa prima Paolo. Io passo un po' tranquillo. Gli hanno chiesto solo dove chiesto vai, niente. Quali sono le tappe del tuo viaggio, motivo del viaggio. Boh, lui passa, tocca a me. Ragazzi, mi hanno chiesto di tutto, ma... Avete il biglietto per il treno? Sì. Avete il volo d'uscita? Sì. Dove andate dopo? Mi puoi dire dove siete stati prima? E io lì, ecco, a posto. E invece me la son cavata con veniamo dall'Italia e abbiamo girato l'Europa. Ecco, generica. L'ho buttata così. Bene. Generica. Bene. Ok, è andata bene. Ci hanno messo un po', io adesso la sto riassumendo tanto. Hanno studiato i passaporti benissimo, pagina giravano per tutte le pagine. Prima era solo un ufficiale, una donna, poi è arrivato un altro signore, poi l'ha passato alla collega accanto, erano in 4 insomma. Ragazzi, siamo in Cina. Però ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, mamma mia. È andata. Che figata. È andata. Oddio. Che peso, che si adesso, toglie. Allora, adesso c'è tutto dobbiamo affrontare tanti di quegli argomenti. Allora, abbiamo 15 giorni soltanto in Cina. Perché passando in Cina senza il visto si ha, diciamo, un periodo di visa free di 15 giorni, quindi abbiamo solo 15 giorni, ma noi riusciremo a vedere un sacco di roba. Abbiamo già tutto il programma, a questo punto è confermato, è tutto confermato. Di fronte a noi la prima cittadina cinese, questa è Heku, non so come si dica. Prime problematiche da risolvere sono la SIM cinese, i soldi,
Ci siamo già informati su dove andare a prelevare. Qua dovrebbe esserci un ATM. Tra l'altro la prima cittadina mi sembra già bellina, eh. È un po' tutto chiuso, ma perché è Capodanno. È Capodanno, quindi è tutto chiuso, vedete? Capodanno cinese! Faremo il Capodanno cinese in Cina! Abbiamo fatto le foto segnaletica per fare la SIM. Ma? Sto. Ok. Fa la firma sul cellulare. Grazie mille, sei stato molto gentile. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, abbiamo fatto la SIM. Allora, è stata bella lunga, nel senso che non capivamo niente, né noi né lui. Poverino, poi è stato un sacco gentile, ci ha aiutato tantissimo, ci ha spiegato tutto passo passo col traduttore. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto China Unicom, che è una delle compagnie principali che ci sono appunto in Cina. La cosa bella è che non servono i contanti, perché qui si può pagare con delle applicazioni che avevamo scaricato in anticipo. Per fortuna. Per fortuna. E ha pagato con WeChat. Esatto, WeChat in questo caso abbiamo usato, che è collegato alla nostra carta italiana. E insomma, sarà tutto da capire bene per bene, perché è un mondo a parte questo. E quindi questa cosa super interessante sicuramente. Adesso dovremmo andare alla stazione. La stazione però si trova a 4 km. Dato che il treno è all'una e noi siamo passati prestissimo, mi sa che ce la facciamo a piedi. Con prima calma. Però, dove trovare la banca? Tanto scoppiano i petardi perché è Capodanno. Capodanno. Bank of China da quella parte là. Là in fondo? Sì. Testata Bank of China e ha funzionato perfettamente. Siamo già a posto, abbiamo i nostri primi 100 yuan. Colazione! Abbiamo tutto, ragazzi. Abbiamo fatto il prelievo. Adesso vediamo se ci sono delle commissioni. Non è mai detto, bisogna controllare sul conto. Abbiamo preso 100 yuan, che sono 130-120 euro, qualcosa del genere. Quindi abbiamo forse preso fin troppo, perché qua si usa sempre il cellulare per pagare. Boh, adesso vediamo, per 2 settimane. Vabbè, cercheremo di usarli fino alla fine. Colazione portata dal Vietnam. Ieri sera siamo andati a prendere caffè e biscottini. Non ci credo, che rincoglioniti! Siamo già fusi. Abbiamo preso 100, che sono 13 euro. Pensavo di averne preso 130. Le abbiamo anche fatte abbiamo cambiare. Abbiamo preso 13 euro! In banca abbiamo chiesto se ce li dava da 20. Più piccoli, per favore! Ma che cioè, rimbambiti totali proprio. Infatti adesso dicevo, ma scusa, ma noi abbiamo pagato la SIM 100. Com'è possibile che abbiamo prelevato 100 e sono di più di quelli che abbiamo pagato? Non è possibile. La SIM ci è costata 13 euro in effetti. Quindi sì, quindi abbiamo preso. Quindi era 1000 da prendere! Sì. Che vabbè, scusa, preso niente. Per fortuna che si usa l'app per pagare, quindi va bene. Primo impatto, antico moderno insieme, bello e brutto. E poi una calma, un silenzio molto più calmo. Comunque c'è un po' di traffico, ci sono tanti veicoli elettrici, anche mai visti, però è molto più tranquillo, no? Sì, è vero. È come se il volume si fosse un po' abbassato. È vero. Mercatino cinese! Il primo mercatino cinese prima di andare sulla strada principale. E poi da lì saranno 3,5 km per arrivare alla stazione. Per ora facciamo una passeggiata qua. Angela? Sì. Non sei contentissima? Mamma mia, nuovo paese, super felice, bellissimo. Compriamo 2 banane per iniziare, mentre là dietro un pollo si agita. 1. Anche alla bancarella si può pagare con WeChat. Ah, no bag. Ok, thank you. Ragazzi, persino la bancarella si può pagare con l'applicazione, perché il signore non aveva il resto del 20, quindi abbiamo preso 2 banane a 1. Quanto è 1? Non lo so, mi sto perdendo. Il cambio è 1,7. 1 su 7, quindi è pochissimo. Pochissimo. Un settimo di euro. Ci hanno chiesto una foto da fare con loro. Cominciano i selfie per Angela. Sì. In Cina. Tra l'altro le ragazze sono arrivate dall'altra parte della strada apposta.
e ci hanno chiesto qualcosa in cinese, alla fine ha fatto vedere la telecamera che voleva fare la foto, quindi va bene. Sulla via per la stazione siamo fermati qua, per deformazione professionale dobbiamo dare un'occhiata. La benzina costa 7,73 al litro, che è esattamente un euro. E questa è una stazione di benzina cinese. Intanto ha cominciato a pioviginare, piano piano. È la pioggerellina che conosciamo bene. È lei, sì. Quella tipica, leggerissima, che non la senti, ma intanto ti bagni. Però, ecco, per ora non bagna troppo, per fortuna. Comunque adesso cominciamo già ad avere più caldo. Quando ci si rimette un po' in moto, si comincia un po' a sudacchiare e quindi si sta molto meglio. Non fa caldo, perché la temperatura... Sei un po' abbassata rispetto 15. Ai giorni scorsi. Sì, 15 più o meno. Come va la schiena? Bene, per ora bene. Tutto a posto. Per ora bene. Qui sopra abbiamo 12 kg, credo. Qualcosa del genere. E anche Angela, più perché meno, sì. Non sembra, ma questo pesa, Sì, qui abbiamo tutte le cose tecnologiche, computer, drone, hard disk, tutto qui dentro. Ah, hanno scannerizzato tutto? Nessun problema? Nessun problema, anche per il drone, non ci hanno detto niente. Ah, tra l'altro per il drone siamo informati, non c'è nessun problema, si può far volare tranquillamente, l'importante è che non sia chiaramente nelle zone dove è proibito, però non è qualcosa che viene controllato troppo, non gliene può fregare di meno. Sostanzialmente. Pazzesco come su 10 negozi, 9 siano chiusi. Dal punto di vista visivo per ora non ci sono moltissime differenze tra Cina e Vietnam, anche perché la bandiera è molto simile, cioè i colori sono gli stessi. La differenza è che quella vietnamita ha una stella sola in mezzo, questa invece ne ha 5 nell'angolo in alto. Beh, una grossa differenza sono i caratteri e infatti qua adesso non capiamo più niente fondamentalmente. Sarà divertente. Sì, non si capisce più nulla. Imparare 2 o 3 caratteri. Allora, abbiamo già imparato come si dice ciao e grazie. Ni hao. Xie xie. Xie xie. Per dire grazie. Quindi già delle 2 parole base ce l'abbiamo, adesso poi c'è tutto il resto. Siamo usciti dalla città, la situazione è cambiata, ci sono palme e palme. Adesso giriamo a sinistra e arriviamo alla stazione. 5 km percorsi in scioltezza, vero? Verissimo. Eh? Ma non sentirli, sarà che siamo presi dall'emozione di l'emozione. Essere entrati. Dopo tutto questo tempo a pensare, riusciremo a entrare, non riusciremo a entrare, ce l'abbiamo fatta, quindi ci siamo goduti anche sta camminata, devo dire. Sì, questa è la stazione, bella curata. Sembra deserta. Sì, andiamo a vedere. Controllo passaporti anche in stazione e controllo dei bagagli. Bene ragazzi, siamo in attesa, tutto bene, ci siamo seduti su queste poltrone che sono quelle massaggianti, però non ci faremo massaggiare a questo giro. Questa è la stazione, lì c'è il cartellone, ci sono soltanto 3 treni oggi, uno alle 11:30, uno all'1:30 che è il nostro, quindi noi aspetteremo qui un paio d'ore, 2 ore e mezza circa. E la stanzetta qua della stazione non è grandissima, c'è anche poca gente in effetti e ci fa un po' strano. E non c'è niente. Pensavo di trovare tipo qualche, non so, negozio, qualcosina non per c'è mangiare, niente. Non c'è assolutamente niente, solo acqua da bere. Abbiamo portato 3 fesserie, quindi vabbè, dobbiamo tirare fino alle 6 di stasera. Allora, la destinazione di oggi non l'abbiamo ancora realmente detta, cioè noi siamo sì, diretti. Perché ci siamo fermati prima, c'era tutto il casino prima, adesso possiamo parlare del viaggio. Ecco, allora, nelle prossime settimane esploreremo lo Yunnan, che è questo stato al confine con il Vietnam e il Laos, quindi qui sotto nella parte cinese. La cosa che faremo oggi è andare a Kunming, quella è la nostra prima tappa di oggi e lo faremo prendendo un treno tra l'altro super veloce. Velocissimo. Perché parte da qui appunto all'1:30 e arriva alle 6, quindi 4 ore e mezza per fare più di 400 km. Ormai manca pochissimo alla partenza, mancano 20 minuti al momento in cui potremo entrare ufficialmente sul treno, perché ci sono 2 cose separate. 20 minuti prima della partenza del treno si può entrare, fare il check-in diciamo, e andare sul treno. Prima no, si deve stare in questa sala d'aspetto, però abbiamo sentito nell'aria questo inconfondibile odore di noodles in scatola e una signora che se li sta mangiando tranquillamente davanti a noi, quindi abbiamo pensato magari li vendono. E Paolo è andato un po' in avanscoperta e ha scoperto che li vendono, quindi è andato a comprare i noodles in scatola e c'è infatti il distributore di acqua calda.
quindi abbiamo il pranzo. Pensavo di dover rimanere senza pranzo fino a stasera. L'arriva Kunming, invece no. Abbiamo scoperto un po' tardi, in realtà avessimo scoperto prima sarebbe stato meglio, avremmo mangiato con più calma. Però vabbè, facciamo questa cosa adesso. Intanto il treno credo che sia arrivato e sia quello lì verde, lì dietro. È arrivato. Cosa hai preso? Qua. Un orrore. Sì, direi che sì. Tienili chiusi almeno che si... che si cucinano. Aspetta, intanto che devo un po' muovere qua. Ho aggiunto l'acqua e tutte le robine varie. Ho già messo l'acqua super bollente. Allora, l'odore non è così male. No, per niente male. Secondo me possiamo anche liberare poi l'acqua in eccesso, perché ma lì no, proprio... mangiamo fuori con la forchettina, facciamo prima. C'è proprio la scodellina lì per buttare poi l'acqua in eccesso, eh. Ma davvero? Ma sì, che roba. E mangiarli secchi. Allora, ne abbiamo preso uno perché probabilmente è piccantissimo. Ma non so, eh. No. Non lo è? No. Ma vedi? Non è piccante. Ottima opzione questa, eh. Quanto costa? €1. €1, buono. €1 se mangia una bella noodlesata. Immagine, realtà, sono un po' diversi. Ne abbiamo anche un'altra. Ne abbiamo presi due, non sono per niente piccanti, non sono neanche così male, dai. Sono molto saporiti. Ah, che bello. Fai sciogliere bene tutto. Allora, secondo me è sufficiente quello che abbiamo fatto vedere. Sì, direi che sì. Censuriamo. Un orrore. Ci si imbarca finalmente. Bisogna scannerizzare. Noi dobbiamo far vedere i passaporti. Ammazza che treni. Questo è super veloce. Andiamo alla carrozza 13, che è la nostra carrozza. Direi che è proprio uguale a un treno indiano. Più o meno, sì. Identico. Come no? Questo treno l'abbiamo prenotato prima e costa €12 a persona per fare 430 km, che non è male, eh. Non è male. Direi di no. Tra l'altro ci sono varie classi. C'è due classi in realtà, la seconda o la prima, oppure quella in piedi, nel caso non ci fossero più disponibilità per gli altri posti. C'è anche la classe in piedi. Noi abbiamo trovato posto in seconda classe, quindi abbiamo il posto assegnato con la nostra seduta. La nostra carrozza, là là, che livello! Che posti abbiamo? 3A3B. Allora. Eccoci qua. Pure la musichetta rilassante. Tra l'altro, ragazzi, non vorrei dire niente, ma il caso ha voluto che siamo sulla carrozza ristorante, cioè la nostra. Proprio tra tutte questa. È durissimo. Tu? È dritto. Se stai su dritto è proprio impossibile. Un po' scomodo. Meglio. Duro. Piccolino. Sì, è strettino. C'è il tavolino davanti che si può togliere e si far scendere. Tipo aereo. Spero che ci sia qualcosa di incluso anche di cibo, no? Non lo so, guarda, dici. Guarda, ci sono tutte le brochure. Anche in cinese sarà facile. No, non è una brochure. È un dépliant, pubblicità. Tipo quelli dell'aereo sono, sì, uguali. Sì, sì. Tutta pubblicità. C'è solo in cinese, sì. Si può anche vomitare. Perfetto. Direi che è quella, c'è scritto, eh. Sì. Non è che lascia spazio a errori. Sanitaria, però. Sì. Cosa puoi mettere? Oltre al vomito. Non lo voglio sapere. Tavolino, sedile reclinabile, tutto quello che volete. Ma l'unica cosa che interessava Paolo era questa. Qua tra l'altro c'è anche l'attacco normale, l'attacco europeo. Quindi c'è anche l'USB. Noi siamo a posto. Adesso sta dando un messaggio che ci dice qualcosa con la musichetta. Per ora in cinese. Siamo partiti. In anticipo anche, di 2 minuti. Sì, andremo all'indietro purtroppo. I sedili sono girati così, all'indietro. Vogliamo fare un giro, eh? Molto interessante. Intanto guarda. Ah, passa il carrellino. Come sull'aereo, uguale. C'è anche gli stessi colori i sedili. Sono già tappate le orecchie. Ma no, pazzo. Siamo subito in una galleria, appena partiti. Tra l'altro, ragazzi, il piccolo dettaglio dietro le quinte con quei noodles, adesso puzziamo da morire, cioè sappiamo un sacco di sta roba. Le mani. Sì, mamma, le sono pazzesche. Perché c'era una cremina dentro, strana, tutta una smiscugliata. Tipo un curry di spezie, buona roba, vabbè, puzziamo, vabbè. Col bagno, molto bene. Io mi sono portato la saponetta perché ho ancora le mani che mi puzzano di brutto dai noodles. Guarda dove passa il treno. Questo è il primo stop. Andiamo a vedere di là.
siamo proprio in mezzo ai monti. Prima di partire in Vietnam avevamo comprato anche queste tortine molto carine con l'orsacchiotto sopra. Sono carine proprio. Credo che sia una delle cose più disgustose che abbiamo mai mangiato. Ne abbiamo mangiate tante. Sono veramente vomitevoli. Sono super stra mega zuccherate, ma hanno un pelo sopra che è salato. C'è un peletto quasi, tutto spelasoso. Anche loro un odore che proprio. Oggi con gli odori proprio si sono messi male. Sono in mangia, anche col cibo si è messo. Tra l'altro credo che siano cinesi perché l'abbiamo presa in Vietnam, ma è tutto scritto in cinese. È praticamente per il 90% dei casi questo qui oscuro, cioè la galleria. Siamo sempre in galleria, gallerie, usciamo proprio per 5 minuti. Ah, che fortuna! Tutte le piante, vedi, tantissimo coltivata questa zona. I nostri vicini di sedile ci hanno addirittura regalato i Ferrero Rocher. Che carino. Original. Original. Non come quelli che abbiamo visto da noi. No, i golden qualcosa. Che botta di fresco! Oh oh! 400 km dopo siamo arrivati a Kunming. Per uscire ancora passaporto. Abbiamo trovato la nostra destinazione sulla mappa. Noi partiamo da Kunming South, dobbiamo arrivare a Chuansigulo. Quindi prendiamo la rossa e poi cambiamo, prendiamo la blu. Il biglietto si fa qua, allora. Automatico. Devi cercare Chuansigulo, che è sulla blu, sulla blu. Che sarà la 2. Vai, però prova. Qua... Linea 1 e 2 sono insieme. Ah, eccolo sì, qua. Esatto. Va che trovi Chuansigulo. 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 È questo, Chuansigulo. Ok. Costa 6, quindi 12. Aspetta che preparo WeChat. Number of ticket 2. No, si paga con la carta, mi sa. Con col cash. Ah. O il QR. QR, vai con il QR. Perché lo posso scannerizzare con WeChat. Vado. E allora scan. QR. Posso scannerizzare. Salute. Chuansigulo. Aspetta, guarda, paga. Non so se lo capisce. 12, ok. Shot. Login, WeChat, conferma. Ma che roba. Pay. Maldito. Ok. Pagato. No, no, devo aggiungere la password. Ok. Ok. Fatto. Eccolo là, è arrivato il biglietto intanto. Ok. Si esce. Ma che bei biglietti, questo con la città e questo con la rosa di Kunming. Passiamo tutto quanto, lo scanner. Scannerizzati e pronti. Siamo dentro. Da questa mappa però sembra che non si debba cambiare perché noi siamo qua e in realtà la linea è unica. E qua non sembra si debba cambiare. E poi qua c'è la mitica Chuansigulo. Allora, la metro costa 80 centesimi a testa. Facilissimo pagare quando si settano tutte le applicazioni. Però si poteva pagare anche con i soldi in realtà. E adesso vediamo un po' anche la questione del cambio della linea. Però facile, dai, è stato facile. Anche la metro. C'era la doppia lingua. Sì, sì, sì. Infatti pensavamo, oddio, sarà tutto in cinese, non capiremo niente. Invece no, c'era inglese e cinese. Diciamo facile. Che è organizzata un po' come tutte le metro anche d'Europa, delle grandi mondo, città. Sì, sì, sì. Bene, molto bene.
Stiamo attraversando tutta la periferia della città, ci sono tutti questi palazzi costruiti in blocco, tutti uguali, identici. Mamma mia, è pazzesco. Il fatto anche che non ci sia nessuno in giro per il Capodanno, siamo proprio nei giorni in cui sono tutti a casa. Sì, qui è sembra deserto. Chuan Xin Gu Lou, è lui! Tutto chiuso. Che silenzio. Tutti elettrici. Ah, è verde anche, andiamo. Ma guarda te! L'ho già perso, ragazzi. Prima bettolino cinese. Oh, questa bettola posso dire è fantastica. È fantastica. Si vede che è degli anni 80. Un prefabbricato degli anni 80. Si vede un po' dalle finiture, da queste. Da queste. È tutto. Sì. Non sappiamo neanche definirlo. Tutto plasticoso, molto bene. Qua dentro, ragazzi, vengono... Allora, ci sono delle cose strane, accessori strani. Allora, questo è una sorta di coso che dove si vendono le cose. Aspetta, aspetta, che attacca tutto. Allora, qua abbiamo il bollitore, il televisore. Vabbè, questo è il letto. Stanza vista muro. Ma Paolo, sei intrippato per sta roba qua? Qua c'è una donna seminuda. Eh? Qua ci sono dei preservativi e lì c'è qualcos'altro che non ho capito che cosa è. Che sì, saranno tutte aggeggi. Aggeggi erotici? Sì, esatto. Ma pensa a te, abbiamo gli aggeggi erotici, però si possono comprare forse soltanto con l'applicazione. Boh? Sì. Perché qua è tutto chiuso, non si apre. Esatto, vabbè, paghi. Vabbè, ok, questa è la camera, abbiamo anche questo è il bagno, il bagno in camera. Guarda. Un corridoietto così. A me piace tantissimo. E questa è la nostra prima bettolina. L'hai detto? Cinese. 8 euro a notte? Beh, durante il Capodanno. Cioè, il giorno del Capodanno. Tutto sì. Chiuso fuori. Sentivamo i botti. Sì. Forse è il caso di prendere subito. E andare a fare... leggeri. E andiamo a farci un giro. Anche perché io ho fame. Bisogna trovare qualcosa. Abbiamo già visto che c'è un supermercato aperto, per fortuna. Fino alle 11 di stasera aperto, quindi mal che vada siamo a posto. La zuppetta come oggi. Esatto, ma te volevo dire, qui c'è il wifi, ma come ci si collegherà? Ah. C'è un QR, basta usare... Boh. Dobbiamo capire ancora tutto. Senti là che roba, stanno sparando la qualunque. Io, Angela, i piromani. Nessun altro in questa città. Abbiamo trovato un supermercato che ha anche i ravioli. E quindi nel dubbio di non trovare nient'altro dopo ce li prendiamo. Anche perché costano pochissimo, sì, 2,50, sì, 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 3, cioè sono 50 centesimi neanche. 30 centesimi? Sì, un po' meno di 50, poco. Adesso però devo capire che cosa c'è dentro. Xiao Mai, non so cosa voglia dire. Suzibao. Grandi panini di carne con salsa fresca. Ok. Credo che sia questo. Comunque ragazzi, preparatevi perché ci sarà da divertirsi anche con le traduzioni, già lo so. Perché ci sarà da divertirsi. Qui ci sono anche le uova bollite, anche loro costano niente, 2. E allora... E qui tutte queste cose a mollo. E questo, guarda, pentacoloso. Niente, oggi si mangia così. Alla fine li abbiamo presi proprio a caso perché non sapevamo cosa c'era, cosa non c'era. Questa è carnazza. È buono? È buono. Ci siamo fatti prendere così, il primo posto, 2 cose, via. Oggi è così, è tutto chiuso, quindi abbiamo fame. Non si parla con la bocca piena. Esatto, faccio io. Abbiamo fame, tutto chiuso, quindi rischiamo di non trovare neanche questo e quindi ci stiamo mangiando questi pagnozzi di farina di riso al vapore ripieni, fumanti. Riassunto è questo. Abbiamo trovato un posticino per mangiare, quindi se mangia. Prima cena cinese in un posto fantastico. Adesso faccio gli auguri ai signori di buon anno. Ok.
così. Ha funzionato, ha detto funzionato. La cosa giusta, hai detto funzionato. La cosa giusta. Una bella zuppa, ragazzi, di ravioli. Si è appannato tutto. Ciao, bella casa. Aspetta che parto. Esatto, rieccoti. Guarda che posto che abbiamo trovato. Cioè, questo è il posto, ragazzi, bellissimo. Abbiamo visto le insegne accese e abbiamo detto dobbiamo andarci, per forza. È bollente? Saporitissimo, Sì. Già il brodo è strasaporito. Ci sono comunque un miliardo di piatti da assaggiare, ragazzi. Un miliardo, guarda le foto. Qua ci sono tutte le foto. Comunque tutta questa riga è a base di carne di maiale cotta con ingredienti diversi, melanzane, peperoni, sedano, qualunque cosa. Quindi credo che sia diviso a sezioni, tipo carne di manzo. Adesso indaghiamo, però ci sono un sacco di ingredienti in più rispetto a quelli che eravamo abituati in Vietnam. Sì. E diverse specialità molto differenti, quindi una cosa sicuramente molto interessante. Forse era una cosa, già non c'entra niente col cinese che mangiamo in Italia. Zero, veramente. Comunque è anche divertente fare le foto, la traduzione, andare a vedere tutto quanto, studiare, capire. È molto interessante, molto interessante. Vai, assaggia il raviolino, dimmi com'è. Spaziale. È buonissimo. Sembrano quelli in brodo, si mangiano in Italia. Tortellini in brodo. Allora, qua invece ci sono tutte le cose che si possono aggiungere. Ovviamente anche qua il super piccante non manca. Questa passerella sospesa sopra l'incrocio che fa tutto il giro attorno è pazzesca, veramente. Tra l'altro c'è questo contrasto perché ci sono i quartieri che sono fermi nel passato e poi dei grattacieli pazzeschi, cose modernissime, tipo la signora dove siamo andati a mangiare ravioli, cioè non c'entra quasi niente con il resto della città, per quella che stiamo vedendo adesso. È dietro tutto illuminato. Primo giorno, primo inizio, siamo gasatissimi. No, ragazzi, qua c'è da impazzire, cioè da impazzire. Sarà qualcosa di assurdo, siamo gasatissimi. Questo è il Night Market. Noi, ragazzi, dal Night Market, la notte di Capodanno, vi salutiamo da questo luogo eccezionale. Adesso mi giro verso tutti questi edifici illuminati qua dietro. Che belle che sono, ragazzi. Buon anno a tutti. Buon anno del dragone. Buon anno cinese. E noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ci vediamo lunedì, mercoledì, venerdì, ore 13 in premiere. Un saluto particolare ai nostri Patreon. Ciao, ragazzi. Alla prossima, ragazzi. Ciao.